Buonasera dal Pala Tedeschi, 18ª giornata in Serie A2 Elite, girone B, torna a giocare in casa il GGT Mauerra Benevento che oggi ospita il Bulldog Capurso. Il fischio parte quindi GGT Mauerra Benevento 5, Bulldog Capurso con il primo possesso dei pugliesi. La sfera torna ad Imparato che ha spazio in buca sempre per Bobadilla che si gira! Elia, ci prova poi Arvoni, ancora Elia, grande risposta del classe 2005, doppia. Imparato in orizzontale da Nicola Arbonio, movimento di De Crescenzo trovato da Arbonio, va via De Crescenzo, apre il mancino e il gol di Bobadilla che trova l'1-0 al quarto minuto sul tentativo di De Crescenzo. Il paraguayano sblocca il punteggio al tramonto del terzo minuto. Intanto occhio a Leo Senna, subito la risposta del Capurso con Leo Senna che fa 1-1 dopo 6 secondi. Lotta con Arbonio, resta a terra Leo Senna, va via De Crescenzo, Elia, grande risposta, la palla resta lì, Bobadilla per Arbonio che non trova però De Crescenzo. Palla fuori, ci prova Perri, calcia male però la palla passa e arriva il 2-1 del Capurso con Pavone. Lolo Suazo, avvia il 93, la palla resta lì ed Enrico Fetta fa 2-2 sull'assist di Lolo Suazo. Arriva ancora un botto e risposta, ora è il Benevento ad agguantare il Capurso. Lolo Suazo va via, caccia col mancino alto, ancora Lolo Suazo, l'autotraversa di Perri, riparte il numero 11 che serve da Macco, palla sul secondo palo, intercetta botta, spalla tra Matteus e Leo Senna, corre Lolo Suazo in mezzo a due tunnel di Lolo Suazo su Perri, la palla resta lì, si salva da Macco in qualche modo e poi rotondo senza tanti complimenti, spazza via, parte Lolo Suazo, va via Lolo Suazo, calcia col mancino, Elia, grande risposta del... non esce, riparte Mazzei, cerca e trova Rotondo che ha spazio, torna da Mazzei che carica il destro, Matteus respinge, ma Rotondo ancora per Leo Senna che corre, largo da Macco, Matteus sul primo palo risponde presente, Guerra si accentra, calcia col destro, Elia, tanto ci prova Perri, Matteus in spaccata, avanza Arbonio, splendida la palla per Guerra, Elia, Imparato in buca per Arbonio, raddoppiato, triplicato, calcia Guerra, Elia in corner, Imparato largo da Guerra, calcia col mancino sul fondo, ancora Leo Senna, murato da Milucci, riparte Fetta, Lolo Suazo, 3 secondi, palla perfetta, Elia poco prima del gong, che occasione perfetta che batte subito, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione di gioco, riprende il match con il tocco di Arbonio, si riparte dal 2-2, Lolo Suazo, calcia Milucci sul fondo, tocco di Lolo Suazo per Milucci che calcia alto, lancio di Elia, mette giù da Macco, grande risposta di Matteus sul primo palo da Macco, Leo Senna carica il destro, Matteus ancora Leo Senna, poi Matteus, poi lancio in avanti, non c'è fallo di botta, riparte il capitano del Benevento, palla per Arbonio sul secondo palo e l'autorete di Leo Senna che anticipa Elia e beffa il suo portiere. Il Benevento torna in vantaggio al secondo minuto sul passaggio di Arvonio indirizzato sul secondo palo. Lancio di Perri, botta in anticipo. Arvonio, Lolo Suazo. Calcia col mancino, Elia respinge, la palla resta lì. Poi la palla fuori, ci prova Perri. Lolo Suazo. Arvonio, sterza. Va via Arbonio, palla per Guerra sul fondo, era un po' complicato. Guerra, Bobadilla, Lolo Suazo sul fondo di un nulla, Imparato, Lolo Suazo,
va via lo Suazo. Gran gol di Lolo Suazo, che fa 4-2. Giallorossa per Lolo Suazo, arrivato a dicembre. Intanto ancora Perri, la sterzata del numero 11, palla sul secondo palo De Crescenzo, poi grande salvataggio di Bobadilla con Dammacco, lo ferma De Crescenzo, riparte il numero 6, va via Arbonio che torna da De Crescenzo sul fondo, grande azione del Benevento, va via Arbonio, giocata del numero 17, simulazione per Arbonio che è già stato ammonito nel primo tempo e quindi viene espulso, salterà la trasferta di Regalbuto. Dammacco, Leosenna, Mazzei, Mateus, poi calcia sul fondo il 17. L'estremo difensore brasiliano che ha dato lui il via all'azione, rischia qui! Che occasione per Perri! Lancio di Mateus. De Crescenzo, palla per Imparato che apre il destro, palla alta. Mateus, Imparato. Anzi, Lolo Suazo, va via ancora Lolo Suazo! Il mostro con il 93, fa 5-2, fa doppietta. Benevento Leosenna, palla per Perri che fa 5-3 sull'assist di Leosenna, accorcia il Capurso, in buca per Leosenna, palla per Mazzei, Mateus col petto, alto il destro di Leosenna, subito dalle parti di Lolo Suazo, non riesce a servire Minucci che era totalmente da solo, riparte il Capurso con Pavone, Leosenna, palla sul secondo palo e Dammacco fa 5-4 a 3.42 dal termine. Dammacco, Perri, la palla arriva a De Crescenzo che calcia col mancino, ma non inquadra la porta. Benevento vicino al 6-4. Anche lei calciare lo fa male, ostacolato da Perri. Sbaglia poi il controllo Mazzei, corre Imparato, la porta è vuota, calcia Milucci sul fondo. Altro Mazzei, Perri, Leosenna, Mateus. Grande risposta. Calcia Perri, la palla addosso a De Crescenzo, la partita finisce qui. Il Benevento batte un Mike Domo, Bulldog Capurso.